Los Angeles Auto Show 2016 Jeep presenta la nuova Compass, un modello che è stato completamente rivisto da un punto di vista estetico proprio per andare ad incontrare i gusti di una clientela, quella dell'SUV, che è sempre in movimento in termini di gusti. Oggi hanno introdotto uno stile che ricorda molto quello della Grand Cherokee, con questo gruppo ottico che è stato reso orizzontale, abbandona la classica forma circolare per fare posto ad una soluzione che integra una finitura diurna LED nella parte bassa ed un faro di profondità di tipo alogeno. La parte bassa, la vedete, è caratterizzata da un andamento molto inclinato, ha una gola d'attacco di 30 gradi, questo per favorire le capacità fuoristradistiche della vettura, che in Jeep dicono essere veramente molto buone. Degna di nota la presenza dei classici sette elementi che caratterizzano come al solito la calandra di Jeep, però in questo caso non sono elementi aperti ma sono chiusi. Il raffreddamento del motore arriva dalla parte bassa, la vedete, dove l'aria entra da qui e anche da questa zona. Sotto troviamo anche i sensori di distanza. La vettura ha davvero di tutto e di più per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, l'antitamponamento, il chiuriscontrol attivo, l'abbandono delle carreggiate. Davvero una vettura molto più tecnologica che in passato. Ve la faccio vedere anche per quanto riguarda la tre quarti anteriore. In questo momento sono montate delle ruote da 17 con la spalla da 65, e quindi sicuramente le capacità fuoristradistiche sono molto buone. La trazione ovviamente integrale, il cambio può essere fino a 9 rapporti, ovviamente ZF. Il motore che è montato su questa versione è un 2004 multi-air da 185 cavalli. Per quanto riguarda il mercato europeo, ovviamente arriveranno dei motori turbo diesel e delle unità completamente differenti, visto e considerato che le grosse cilindrate nel nostro paese non funzionano. Vi faccio vedere com'è fatto il bagagliaio. Andiamo ad aprirlo. La cubatura è molto ampia, è una dei punti interessanti di questa vettura. Doppio punto di illuminazione, presa 12 volt, frazionamento 60-40. Il tappettino è doppio, lo vedete, con anche modalità gomma sotto per andare a trasportare oggetti un po' sporchi. Sotto troviamo una ruota di scorta che è della stessa misura del ruota. Andiamo a salire a bordo, andiamo a vedere come si sta dietro. Che dire, spazio ce n'è per le gambe, lo vedete, avanzano quasi 5 centimetri. Abbiamo un bel bracciolo con il portabottiglie. Devo dire molto comoda, anche la zona posteriore prevede una doppia bocchetta dell'aria, la porta USB e la presa accendisigari 12 volt. C'è un accenno di terzo finestrino nella zona posteriore, questo per dare più luminosità a chi siede dietro. Andiamo a sederci davanti, andiamo a vedere come è fatta dentro. La strumentazione di tipo analogico per quanto riguarda contagiri e tachimetro. Al centro troviamo un display LCD per il computer di bordo e altre informazioni che sono rimandate dal sistema multimediale, che prevede uno schermo da 8 pollici al centro. Nel tunnel centrale troviamo la regolazione del sistema di trazione integrale, questo è uno dei fiori all'occhiello di questa vettura. Jeep vanta una forte tradizione in questo ambito, ma questa nuova Compass sembra essere, almeno a detta dei tecnici della casa americana, estremamente efficace anche in off-road. Porta USB, appunto le modalità di guida e il pomello del cambio, che in questo caso è un 9 rapporti ZF con convertitore di coppia. Porta bottiglie ovviamente a pioggia. Questa versione trail hook è molto ben allestita, con questi sedili rivestiti in pelle con zona traforata. I materiali sono di buona qualità, la zona superiore è molto morbida e anche le plastiche devo dire che non sono niente male. Jeep Compass dovrebbe arrivare in Europa il prossimo anno con tanti motori a gasolio. Ovviamente alcuni dei motori a benzina che sono stati presentati qui in America non arriveranno, perché hanno delle taglie decisamente importanti. Non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. ciao.